Sì, buongiorno a tutti, sono Manuel Vescovi, segretario nazionale della Toscana, ma sono originario di questa terra, di Padova, e vorrei veramente fare un applauso, una standing ovation a una persona che è diventato sindaco di questa città con un sogno e con un credo. Grazie Massimo! Ieri sera in macchina, era da 2 mesi che non venivo in questa città, e ieri sera in macchina, arrivando, pensavo durante il viaggio e ringraziavo di questo sogno e oggi questa terra è della Lega Nord, cioè è libera! Quella è la differenza, è libera! La seconda cosa che ho fatto, appena arrivato in Toscana, mi sono iscritto alla Lega Nord, mi sono riscritto alla Lega Toscana, perché, come dice il nostro segretario federale, la Lega Nord è una comunità e io in quella comunità sono orgoglioso di esserci! Indipendentemente da cariche e carichine. Ma qual è il mio sogno? Qual è il sogno della Toscana? Qual è il sogno di un popolo della Lega Nord, secondo me? Di vivere in un paese, io lo dico normale, non in un paese fatto di privilegi, fatto di sprechi, un paese che invece di 40 euro ai clandestini che arrivano e 10 euro agli invalidi, danno 40 euro agli invalidi e i clandestini li riportano dall'altra parte. Un paese che invece di pensare a come fare le moschee, pensa ai soldati che abbiamo in India e li abbiamo lasciati lì e gli possono dare la pena di morte. È questo uno stato che spende i propri denari, i denari pubblici per fare la pubblicità contro i commercianti, gli artigiani e le partite IVA perché sono parassiti. Ecco, io dico uno Stato i soldi li deve spendere per ridurre i burocrati e gli 800.000 euro, 500.000 euro all'anno che prendono quelle persone per crearci la burocrazia noi. Su queste cose dobbiamo batterci. Uno Stato che invece di pensare a terzi deve pensare a valorizzare le nostre identità, perché quando io mi siedo in Toscana e mi dicono: ma tanto prima o poi passerà il concetto di genitore 1 e genitore 2. Io voglio che uno Stato continui con le tradizioni di babbo, papà o mamma. Questo è uno Stato serio. Questo è il nostro sogno. E allora, come si fa ad avere uno Stato normale? Dobbiamo essere noi per primi un movimento normale, dove si ringrazia il nostro leader che ci sta facendo crescere e ci sta continuamente. Ogni settimana dopo settimana non si sta risparmiando per andare sempre più in là e conquistare le nostre idee. E a lui voglio dirgli grazie Matteo per esserci e per condurci. Per cui questo io voglio, uno stato normale, un paese normale, un paese dove io penso oggi devo fare il passaporto, ma non devo dire chi conosco per avere il passaporto, perché il passaporto è un diritto dei cittadini e come cittadini devono prima pensare a noi e a poi agli altri. Grazie Lega Nord, grazie Toscana e avanti tutti! Grazie.